partita. È partita, siamo qui, abbiamo portato lo scooter fino a qui su. Non so, ritorno se mi ammazzo, forse mi ammazzo, ritorno. Vabbè, lì mi vado io a piedi. Sì. Adesso proviamo a salire da qua. Aspetta, mi saluta adesso che sarei di sta. Gli altri che vanno. Ah, da qua passo proprio. Ah, ecco. E io devo passare con scooter qua. Vedi la 4x4 dove va? Beh, potevo prendere la mia bandiera, no? Guarda qua, allora. Guarda che roba. La 4x4 qui da paura. Ecco qua. Vabbè. Oggi che dice? Niente. Frosta, corsario 21 in ritardo. Allora lì è Tizia. Luca. Prima cosa? Siamo per uscire un po' all'aperto. Se vede che interno lì a sinistra. C'è gente di Faido? C'è gente di Faido. Faido. Eccoci qua. Però adesso non esce. Si può bere normalmente? Sì. Bellissimo. Andiamo su. Eccoci su al punto dove la Maggiore. Oi, l'ho fatta. Dopo ci qui fai la sosta. Abbiamo messo un'ora e mezza partendo dall'oasi praticamente. Molto più veloce rispetto alle 2 ore e mezza che si mettono di tutti. Quindi molto più fattibile. Si può fare tranquillamente le prossime volte. E magari si porta le tende e si viene a dormire. Eccoci qua. Sono arrivati tutti, qui stanno restando le tende. E andate a fare la foto profilo. Pronto, ricordate, si è bello. Era bello. Quella è certosa. Certo. Questa è la strada. Dice la croce.
sono contentissima. Gianluca è biondi, poi quando monterò sto video lo troverai. Allora qui c'è un signore che ci spiega tutto quanto davanti a noi. Eccoci qua. Come ti chiami? Io mi chiamo Abilio. Abilio, un nome un po' complicato. Abilio, non tanto complicato. Di Ceccano? Sì. L'abbiamo trovato qui sulla Donaria. Adesso ci spiega davanti a noi cosa vediamo. Questi che vedi qua sono tutti i Monti Lepini. Ok. Lago di Lanterno. E poi in fondo? In fondo è il Circeo quello che vedi. L'ultimo in fondo che vedi che si chiude la vallata è il Circeo, guarda. Dopo Monte Cacume, quel cucuzzolo che vedi. Quello è il Circeo. Oddio. Ritorno. Scooter. Ho capito, finalmente siamo arrivati, riprendiamo uno scooter, saluto per le telecamere. Andando ad ammazzarci? Questo volevo dire. Adesso ci tocca la discesa, oddio, così non sembra tanto discesa, forse in questo punto non lo è moltissimo, però ci sono dei punti un po' critici e quindi speriamo bene. Sono circondati da caprette. Uomo, esemplare di uomo che beve. Che si beve insieme alle caprette.